Un successo, un grandissimo successo. E ha funzionato tutto nell'ordine più assoluto e dentro i tempi e i termini stabiliti. Inoltre Pantoja si è adoperato per risparmiare il 18% della somma che avevamo stabilito per la prova. Il comandante del posto, il sottotenente Santana, ha inviato una lettera piena di elogi in cui ringrazia per il servizio visitatrici e chiede che si accelerino i tempi per raggiungere il pieno regime. Basta così, Lopez, è tutto chiaro. Allora puoi scrivere. Si comunichi al comandante in capo della quinta regione, generale Roger Scavino, che il servizio visitatrici per guarnigioni, posti di frontiera e affini è autorizzato a compiere la missione per la quale è stato creato. 10.000. 10.000 alla settimana. Ma è una stima delirante, Pantoja. No, generale, è una statistica scientifica. Osservi queste tabelle. Vede, si tratta di un calcolo attento e piuttosto prudente. Ecco, le 10.000 prestazioni settimanali corrispondono ad un bisogno psicobiologico di base. Se volessimo soddisfare la pienezza virile dei soldati, la cifra sarebbe di 53.200 prestazioni settimanali. Chi li ha messo in testa una simile aberrazione? Chi diavolo li ha detto che la pienezza virile si soddisfa solo fornicando? I più accreditati sessuologi, biologi e psicologi, padre. Le ho detto di chiamarmi comandante, cazzo. Mi scusi, comandante. Mi sono permesso di portare del materiale bibliografico. Sono estratti dalle opere dello psicanalista Sigmund Freud, austriaco, di Wilhelm Steckel, la cui nazionalità non era specificata nell'enciclopedia consultata, della popolare rivista Selezione e del dottor Carlos Alberto Sein, nostro compatriota. Ora, se preferite consultare personalmente i volumi, ne ho alcuni nella biblioteca del centro logistico. È qui che volevo arrivare. Mi risulta che lei distribuisce materiale pornografico ai soldati. Ho le prove, Pantoja. Nella guarnigione di Borca, quel nano del suo aiutante ha distribuito questa immondizia. Aspettami, sto venendo. Vita e amori di Maria la Tarantola. A caval donato non si viene in bocca. Esci tu che entro io, super culo. Effettivamente è un'idea del mio collaboratore che ho voluto sperimentare. E il risultato è che siamo riusciti a velocizzare l'erezione dei soldati ottimizzando così i tempi. Adesso lo facciamo regolarmente. Allora si ripete l'iniziativa di quel nano satanico. È proprio il servizio visitatrici che regala pornografia ai soldati. Noi prestiamo le riviste. Non ci sono fondi per regalarle. Ma le assicuro, generale, che il risultato è stato positivo. Il soldato che legge e guarda la foto mentre fa la fila finisce la prestazione 2-3 minuti prima di quello che non legge niente. Questo risparmio di tempo ci ha permesso di raggiungere le 500 prestazioni settimanali pur avendo solo 5 visitatrici. Posso dire di aver sentito di tutto prima di morire. Permetta che mi ritiri, generale. La capisco, padre. Sono molto ben assortite, Don Panta. Un campionario di carne e di ossa per tutti i gusti. Ne ho chieste 10, me ne porta 20. Ciuciupe, non posso mica stare tutto il giorno a scegliere. Si è sparsa la voce e hanno cominciato ad arrivare come mosche da tutti i quartieri. Persino da San Juan de Munich sono arrivate qui. La colpa non è mia, Don Panta. Va bene, selezioniamo le 5 che ci mancano. Mettile in fila e mandamele una per volta con le rispettive schede. E cominciamo dalla colombiana. Presto, sbrigatevi che non abbiamo tempo da perdere. Su, sbrigatevi, mettetevi tutte in fila, coraggio. Brave, brave. Le avete riempite le schede? Tu, colombiana, vieni qui. Buongiorno. Buongiorno. E così questa è la famosa Pantilandia. Non riuscivo a immaginarmi come poteva essere. La famosa che? Pantilandia. La chiamano così. Che nome strano, vero? Se non le spiace, le sarei grato se si riferisse a questo posto come al centro logistico e non a Pantilandia. Ciupito le ha spiegato perché l'ho fatta venire? Sì. Sì, mi ha anticipato qualcosa, mi ha detto che lei mi avrebbe informato sul compenso e sugli obblighi. Sì. Si tratta di 3 convogli a settimana e 10 prestazioni minime a convoglio. I convogli sono i viaggi alle caserme? Esatto.
E quindi le prestazioni sarebbero... In quanto al compenso, sarà il 50% di quanto detratto ai soldati dalla loro cinquina. L'altro 50% sono le spese per il mantenimento. Qui è tutto spiegato. Adesso, se non le dispiace, anche se nel suo caso non sarebbe necessario, devo applicare il regolamento. Prego. Qui? Sì. Può togliersi il vestito, per favore? Peccato. Ho le mie cose, signore. Ma se a lei non importa...